Siamo in onda e ragazzi, per questa sera stiamo giocando quello che praticamente è la novità più recente del formato, ovvero Dimir. Io lo chiamo Dimir Angler Terror. Potete anche chiamarlo rane e banane, dato che queste sono le rane, queste sono le banane. E sembra essere effettivamente tipo l'erede diretto di Dimir Delve, anche senza giocare i Delver. E funziona. Il mazzo è molto forte ed è strano, può sembrare un po' strano effettivamente perché ha dei numeri e delle carte tipo guardiamo foil che sono veramente strane per il formato e pur giocando soltanto 8 creature funziona. Ed è effettivamente anche una lista piuttosto strana quella che vi sto mostrando. Diciamo che l'idea, o meglio, il creatore di questa shell è Giorgio Venditti, che è Giorgio Combo su Magic Online, per cui se dovete andare a questionare qualcuno sul perché le terre così, sul perché le creature colà, domandate a Giorgio Venditti, che sicuramente è lui la persona a cui fare più affidamento sul mazzo. E per il resto in realtà il mazzo comunque sta ancora subendo dei cambi. Questi cambi qua fondamentalmente sono settare le rimozioni, la sideboard e così via. All'inizio, ad esempio, c'era una carta molto figa di side che era Stinky Dimp, però io preferirei provare senza, andando a giocare Ghaste assieme a Crawl from the Cellar, che appunto in diverse persone ho visto che già venuti, almeno un paio di persone gli è già venuto in mente di giocarla. Ed è praticamente un po' un'alternativa di Panalysis come Card Advantage, e diciamo che semplicemente serve perché ci sono solo 8 creature. Un po' la mia idea invece è di aggiungere Ghaste per il semplice fatto che questo mazzo qui è vero che ha poche minacce, e quindi aggiungiamo anche un paio di minacce e matchup a base di rimozioni, ma più che altro va ad essere anche un ottimo parente per le creature volanti. E il problema di questo mazzo qui è che sta male da fatine. Io non voglio perdere da fatine perché mi sta proprio sul cazzo come mazzo fate. E quindi piuttosto preferisco giocare dei Ghaste che magari possono essere più brutti. La carta che mi piace invece particolarmente è Agony Warp. E sarebbe bello anche giocare Auguri di Bolas. Però, sinceramente, Auguri di Bolas mi sembra una creatura col body brutto. Mi serve solo come counter per il Chainless Edict. Quindi al massimo lo giocherei di side. Ma sto già giocando Ghaste e Crawl from the Cellar, quindi preferisco queste due. Non è detto che sia giusto, potrebbe essere benissimo una pessima idea, però sapete che quando si tratta di pessime idee io sono la prima persona a provarle perché a parte Mirko Ciabatta, solo che Mirko Ciabatta ci vince, io invece faccio al massimo 3-2 in Lega, quindi capite benissimo che siamo su due scale diverse. Ciao The King Evok. E sì, Mono Nero è uno dei matchup peggiori per questo mazzo perché appunto come dicevo le rimozioni sono molto terribili e non hai effettivamente un nulla a parte carte come Stinky Dimp o Ghaste per poter ripartire e quindi l'idea di base è che praticamente cerchiamo di evitare tutti i mazzi che non siano tutti i mazzi che siano tipo Mono Nero o simili, quindi tipo mazzi come Boros Synthesizer. Mazzi come Mono Nero sono abbastanza difficili come matchup. Intanto, Pintador, grazie per il follow. E dai, allora, intanto che aspettiamo, se vi siete persi la breve introduzione fatta proprio quando sono partito con lo streaming, ditemi pure. Nel frattempo, carico la decklist su EtherHub, così poi potete andarvela a scaricare. E poi appena troviamo una partita ci spariamo subito le nostre quattro partite, finiamo la Lega e vediamo un po' come queste rane e banane performano. Io mi sono fatto, se non sbaglio, tre leghe fino ad ora e il mazzo ha performato molto bene, anche se in un paio di leghe ho giocato veramente male io. E è un mazzo solido, quindi non penso che ci sia nulla da obiettare. Ok. Questo è un keep, non è una delle mani migliori che possiamo aprire, però penso che vada bene perché abbiamo due terre, abbiamo Consider, Stutzcower e penso che semplicemente ce la facciamo andare bene per ora.
Ok, qua partiamo con una terra a caso e si passa. Oggi, stasera si sta giocando il nuovo Dimir Tempo deck con i Tolarian Terror e il Gurmagangler. Sì, è vero, Gire ci ha fatto un 7-0 pulito pulito. Ok, se ci parte con Navigator's Compass deve essere quell'aborto di lista di Boros che stava giocando il Chavatta allo showcase. Ubiterrone, esatto. I Cornwall Spring va bene, purtroppo. Ci avrei fatto volentieri un Spell Pierce lì sopra, ma direi di no. Qua parto con un Consider perché voglio la terza terra, quindi non la mettiamo al cimitero, la peschiamo e qua si passa. Praticamente con quella mano che ho io cerco semplicemente di fargli counter sulle carte che fanno value. A un certo punto gli appoggio il Gurmagangler e spero di vincere in qualche maniera. Allora, se è la lista di Chavatta possiamo ciclare su Vicating Fumes, che non ci serve. Ah, ok, lui fa una disputa nella mia end. Va bene, sì, vai, palla. Si è tenuto. Guarda, ti dico, a me frega un po' il buffo che tu stia facendo disputa qua, per il semplice fatto che tanto non sarei andato a neutralizzartela probabilmente. E qua ci maciniamo, se peschiamo terra facciamo Angler. No, ci manca un mana. Allora sì. Ah, potevo tenermela in mano l'isola. Però, con tutti questi counterspell, vogliamo effettivamente andare a fare foil per il costo alternativo? Penso di no. Ehi, dirti Larry. Ci siamo macinati uno spell. Ok. Praticamente dobbiamo stare attenti soltanto alle sue creature e agli Experimental Synthesizer. Qua ci facciamo counter. Una cosa che mi preoccupa poi è anche il fatto che lui abbia Omen of the Dead e un sacco di rimozioni per il nostro piano. Però la nostra site teoricamente dovrebbe essere buona contro di lui. Ciao, Boondenark. Se peschiamo terra facciamo Angler, se no ci pensiamo. Ok, questo Agonimort non è male. Penso di fare Gurmagangler tranquillamente a questo punto. Certo, non è. Ci esponiamo per un turno a lui che ci fa doppia rimozione su Angler, però è anche vero che abbiamo così tanti counter in mano che. Cioè, se fa doppia rimozione su Angler, porto lui e basta. C'è un maiale proprio. Scusami se vado hot, che ne pensi di Infinity per il Pauper? No, non sposta nulla come espansione, secondo me. Il fatto è che praticamente le carte che sono comuni hanno un power level molto basso. E cioè, ok, ci sono gli sticker e tutto il resto che possono essere. È sbagliatissimo fare il synthesizer in questo spot. Cosa fai? Ti cerchi la terra? Ti sei mangiato una carta? E ce l'avevi la terra, non aveva il minimo senso farlo. Passiamo. Lui ha 4 carte in mano. Siamo messi relativamente bene, però c'è un synthesizer che avrei preferito neutralizzare. 3 mana. Ah, ok, se lo spacca ci va bene, tanto abbiamo Agonimworld per ucciderlo. Quella galvanica è letteralmente inutile. E vediamo cosa si propone. Un mana. Se fa un altro synthesizer lo neutralizziamo perché vogliamo evitare che faccia troppo vantaggio. Ok. Uccidiamo il pezzo perché vogliamo fare cimitero per Angler e per Tolarian Terror. Questa ce la teniamo in mano perché comunque non è un mazzo che necessita di fare troppi land drop e comunque abbiamo un foil in mano che eventualmente possiamo tirare. Anche se in realtà se avessi giocata avrei potuto poi, se avessi pescato un'altra terra il turno successivo, potuto fare qualcosa come Angler coperta. Però sinceramente, come vi dicevo, con questa mano qui siamo premiati, dato che non abbiamo troppa roba per pescare, siamo più premiati a rimanere indietro. Avremo tipo un paio di foil in un turno. Beh, che dire. Forse dovevo giocarla quest'isola. Sì, a questo punto avrei dovuto giocarla, però è difficile che lui non faccia niente adesso. Va bene, dai. Siamo messi relativamente bene. Ok, questo lo possiamo uccidere. Sì, dai, uccidiamolo. Però lo casterei questo Snuffout. Ok. Cantrippa pure.
Giochi terra. Probabilmente ci tirerà una dispute sulla Icor Wellspring. No? Bene. 2-4. Abbiamo pescato Mental Note. Allora, fare Mental Note qua ha senso se ci aspettiamo di pescare terra per fare Angler. Ci siamo accettati un Tolarian Terror, il che è greve. Però comunque abbiamo il cimitero per fare questo, dobbiamo neutralizzarlo assolutamente. A meno che non abbia doppio synthesizer, qua penso che sia più corretto hardcastare foil, perché comunque abbiamo un sacco di... Cioè, il prossimo turno voglio tenermi open di doppio counterspell per proteggere Angler, fondamentalmente. Ok, due... No, possiamo tenerci open di... Vogliamo fare tip analysis il prossimo? Penso di sì. Quindi ho bisogno di un mana in più. Vai. Tanto con doppio counterspell, con lui che si è già esiliato un General Sedict, ha già tirato 2 giorni di turnover, teoricamente siamo coperti. È rotto. Qua forse avrei dovuto fare foil. Però mi aspetto un General Sedict. O una Kosk Fisher, eventualmente. Wow. Ce le ha tutte. Gli serve il quarto journey oppure il terzo editto. O doppio botto. Anche quello è possibile. Mi fa doppio... Oh, ha pescato solo botti. Sì, è la lista di Chavatta che praticamente vince solo contro questo mazzo qua. Noi questo turno invece facciamo un bel Deep Analysis. Flashback di Deep Analysis. Qua dobbiamo fare isola però. Però, no, non ha senso fare isola. Abbiamo la possibilità di tenerci open di foil non giocando isola. Abbiamo pescato due terre che appunto ci permettono di fare eventualmente foil. Qui si passa, secondo me. Tanto, ok, secondo me ha senso non fare foil questo turno, soltanto perché il turno dopo possiamo permetterci tranquillamente di fare quello che vogliamo. Qua partiamo con Consider perché se pesco Brainstorm... O Toskower, e quindi posso fare l'extra value di Toskower. Quindi direi che ci immaginiamo queste due cosine. Un altro mental note. Io mi tengo open di Unexpected Fangs perché possiamo andare a neutralizzare doppio botto. E vai avversario, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Faremo foil sul flashback di Ditto, scartandoci un Toskaur probabilmente, perché Toskaur è la carta... Oh, no, Mental Note. Sì, scartiamoci Mental Note. Deep Analysis mi permette di andare a... Com'è che si dice? Tra l'altro abbiamo già finito tutti i counterspell, eh? Lo scauro lo possiamo comunque utilizzare anche sull'avversario se volessimo. Ok, due carte in mano. Hai usato tre galvaniche. Quella lista gioca tipo un solo Bolt. Io a questo punto farei un bel Unexpected Fangs qua, così possiamo anche fare tranquillamente il flashback di Deep Analysis. Bene. Abbiamo pescato la banana. Io voglio scavare per cercarmi le altre banane. Isola del cimitero, sì. Brainstorm mi piace perché abbiamo anche Toskaur. Quante banane ed Angler abbiamo visto? Una Angler. Un Tolarian Terror. Abbiamo viste poche. Però il punto è che comunque lui non ha troppo... Teoricamente non ha più interazione. E... Preferisco fare ancora più value con questa brainstorm perché semplicemente non mi immaginavo di andare a pescare esattamente una doppia copia di Tolarian Terror di Angler. Comunque, se questo game riuscissimo a vincerlo, sarebbe per lo più grazie a
fatto che lui si è mangiato un Cinema Sedict a caso con Synthesizer. Bene, non fa nulla. Il marto di ciabatta funziona solo in mano di ciabatta, è vero. Comunque, qua possiamo fare, penso, flashback di Deep Analysis. Peschiamo un'altra banana. Che buono. Penso di fare prima una brainstorm, eh? Perché se peschiamo uno snuff out lo tiriamo sul falco, così evitiamo di beccarci cose più strane. E ci... Sto spell pierce è veramente inutile a questo punto della partita, quindi possiamo macinarcelo. Mentalmente è comunque una carta, però abbiamo tipo solo 10 carte nel mazzo, però in teoria riusciamo a vincere prima. Però questa mi ci dà possibilità di flashbackare l'editto. Sì, dai, facciamo così. Ok, questo non è male. Tanto la terra la voglio fare per dopo. Quindi questo muore, perché così facciamo più danni. Lo meniamo per 11 e facciamo due serpi. In teoria al prossimo turno siamo letali. Che bello sto mazzo. Ok, non ha senso fare brainstorm, a meno che non ci aspettiamo di pescare altre robe forti. Abbiamo comunque ancora una angler, tipo... Sì, può aver senso farlo. Tanto non... a questo punto è difficile pescare ancora carte morte da shufflare, quindi è meglio andare a pescarsi eventualmente tutte le carte messe in cima con Brainstorm. E vabbè, noi abbiamo fatto i nostri mostri, vediamo cosa ci propone lui. E abbiamo vinto! Ok, il fatto che si sia esiliato lui quel Cinar Sedict ci ha agevolato tantissimo. Però non siamo messi così bene in realtà. Ok, carte che possiamo stilare auto, quali sono? Fumes, sicuramente. Foil lo vogliamo, perché effettivamente mi sembra una carta troppo... Scusate, troppo costosa e forse vogliamo toglierla. General Sedict, ok, tipo le rimozioni sono forti contro di lui. Probabilmente General Sedict no, perché comunque lui gioca poche creature e ha tipo... 8 piccioni, i pezzi quelli lì che si... com'è che si dice? Quelli di Synthesizer. Probabilmente non ha senso. Potremmo mettere a Bono Beam Hill Spellbomb per il suo mono Omen of the Dead, ma mi sembra un po' una cavolata, però in realtà ci sono anche i Cinar Sedict, quindi potrebbe aver senso. I Geist sicuramente li mettiamo. Mettiamo dentro anche Crawl from Vattelapesca. Non sono molto convinto delle rimozioni, però anche è vero che se gli ammazziamo i pezzi non ci può fare botto sopra sui nostri e noi teoricamente riusciamo a passargli sopra. Foil probabilmente è una carta brutta, perché comunque cos'è che andiamo a neutralizzare? Cioè più che altro fa teoricamente un 3x1, cioè che abbiamo via troppe carte. E praticamente stiamo mettendo dentro Geist per fare la stessa e Crawl from the Cellar per fare la stessa cosa, cioè un counter su una rimozione. Potremmo mettere dentro delle Hydroblast, ma mi sembra brutta come idea. Io lo sto provando fuori perché come, cioè, alla fine della fila non è troppo male perché, e non ci sono troppe alternative valide al posto di Counterspell. Sicuramente si può tagliare foil per giocare qualcosa di più utile, però non saprei cosa. Sa che mettiamo dentro due Agony Warp? Sì, mi piace. Giochiamo 4 Snuff Out, 2 Agony Warp. Abbiamo il mono Sphinx per combattere le sue... Ah, ok. Io la terrei. Abbiamo 3 terre, 2 Toxcower. Peschiamo la terra col nero e facciamo tutto quello che dobbiamo fare. La mano è decente. Poteva essere meglio, però anche così va bene, secondo me. Allora. Ci propone turno 1 Bomba Arcana Nichilista. Quindi il nostro piano di fare la banana... Ciao... Ciao Mauro. Ok, se faccio un Toxcower, macino due. Poi
Poi mi manda 3, 6, sì, dobbiamo fare doppio Toscawar sperando di beccare 6 spell. Non le becchiamo. Si passa. Navigator's Compass, va bene. A questo punto io penso di aspettare per fare i miei Toscaur Mental Note perché non voglio macinarmi roba che mi può essere utile. E vabbè, adesso lo facciamo un Mental Note, ma più che altro se avessi pescato una Brainstorm o semplicemente macinato una terra non mi sarebbe piaciuta troppo come cosa. Allora, se qua ci propone... Poi perché stai fixando il mana? Pianura. Clinto qui. Caspita, mi inviti a nozze. Questa è una pessima giocata da parte sua, piuttosto aspetti. Va bene, dai, facciamogli tirare quella spellbomb. 1, 2, 3, 4 spell. 5, 5 spell. Tra l'altro non puoi neanche tenersi finta Pyroblast qui. Se non spacca Bomba Arcana qui, non ha capito nulla lui. Ok, il problema è che ci siamo macinati l'Icetunnel, come avete visto. Io sto giocando con 7 di questi effetti qua. Comunque abbiamo pescato la quarta terra. Adesso vediamo se cosa ci propone lui, tanto... Un mana nero. Dai, dai. Oh no, compasso. Pescato la terza terra un po' in ritardo. Geist, cioè scusa Geist, volevo dire Journey, niente Journey, e allora male avversario. Lui sta sbagliando però se il suo approccio è vincere di paranti così senza recursi. Oh bene, finalmente si inizia a giocare. Passiamo. Abbiamo due rimozioni molto fighe. Un counter, un Toxcower per darci a rampare per i Tolarian Terror. Abbiamo anche un bel po' di mana. Figlio mio, fin tanto che continui a giocare col Navigator's Compass, stai tranquillo che passerà sempre. E anche il falchetto che ti riprende Navigator's Compass. Oh, questo coso qui ci può veramente fare da rimozione. Perché se lui decidesse di attaccare con un falco, semplicemente gli daremmo meno 3 sul falco che attacca, ovviamente di forza, e meno 3 di... difesa all'altro. Adesso dovremmo macinare due spell in teoria. La considero Agony Warp, va bene. E possiamo permetterci di fare un Tolarian Terror o due. Allora, costano 3. Con Mental Note sicuramente costano un mana in meno. Abbiamo mandato anche al cimitero una Deep, che non è male. Quindi possiamo permetterci doppio Tolarian Terror. Poi passiamo, direi. O vogliamo avere ancora mana nero per Agony Warp? No, direi che possiamo aspettare per una Brainstorm. Il problema è che ho già tirato 1, 2, 3, 4, 5 Toxcower su 7. Ok. Ah sì, potevo prevedere un Expected and Unexpected Thanks, eh? Cosa mi fai? Destroy Evil? Ok, pagalo amico mio. E poi ti faccio un bel Counterspell. Counterato! Spiazze. Facciamo questo qua e... Siamo messi di lusso. Però non so se ha senso attaccare col Geist. Quindi direi che attacchiamo per 10. Poi possiamo permetterci di fare Tolarian Terror che... Coperto da Spell Pierce e passiamo. Tanto Spell Pierce mal che vada ce lo mandiamo via con una Brainstorm. Questo fa fastidio. Però possiamo farci Spell Pierce sopra perché così lo neutralizziamo grazie al Ward 2 oppure è costretto a esiliarsi CC Geist. Ok.
Probabilmente gli conveniva pagare 2 mana. Se non attacca ci va di lusso. Qua siamo ancora messi bene, secondo me. Direi che possiamo partire con una brainstorm. Beh, che dire, ragazzi, abbiamo fatto tipo una delle brainstorm più forti del coso. Ciao Sapo. Queste sono le brainstorm che mi piace fare. Mando al cimitero 2 carte morte. Cioè pesco 3 carte. Anzi, 2 carte buone, mando via 2 carte brutte. Secondo me questa la possiamo pescare per il prossimo turno. Qua possiamo, penso, attaccare. Tanto lui a quanto pare non attaccherà mai col Glint Oak. A meno che... E se para qua lo fa perché ha botte in mano. Quindi spompiamo il falco così non fa danno al pezzo. E gli ammazziamo l'altro falco. Così abbiamo utilizzato finalmente questo Agony Warp e impediamo a lui di ucciderci il Torrione Terror con il botto. La sagra dell'anguilla, eh sì. Amico mio, cosa ci proponi? Ah, vabbè. Ok. Disputa lì, lo accettiamo. A questo punto si passa. Facciamo un consider nella sua hand, proprio sciallo. Dicevo, il matchup è negativo, però fin tanto che l'avversario ci regali game così, noi non ci preoccupiamo. Ok, questo lo dovremo accettare. 4 mana per ucciderci un 5-5 che è costato un mana, sembra più che accettabile. E questo coso da solo tipo si mangia 2 General's Edict, è meraviglioso. Oh no, 3 vite. Siamo comunque ancora letali. Va bene, siamo ancora letali. Questo coso può menare. Abbiamo fatto bene a non macinarci la Deep Analysis. Vabbè, ma più che altro abbiamo mana infinito in campo, quindi... Stanf out al cimitero. La quarta serpe. Mandiamolo a 0 vite. Questo Geist può anche menare oltre che parare. Meglio di un Penumbra Spider. E siamo riusciti a vincere il primo match 2-0 contro praticamente Boros Ciabatta, che è fatto apposta per vincere contro questo mazzo. Vabbè, l'avversario non l'ha giocata in maniera ottimale, oppure semplicemente ha cercato di mettere un po' troppa pressione sul board quando noi avevamo un Geist, ma alla fine non ha mai attaccato, non ha mai cercato il trade con Geist per evitare che il Geist diventasse un 3-3 e quindi menasse lui. E però più che altro abbiamo fatto triplo Torrent Terror, quello lì ha fatto abbastanza la differenza. Che dire, questo mazzo qui riesce anche a ripartire bene, abbastanza bene da Bomba Arcana Nichilista, come avete visto, perché ci siamo fatti spaccare la Bomba Arcana Nichilista all'inizio, però poi abbiamo fatto un Mental Note piuttosto Tosquawar, proprio easy, sciallo. Don Karachu, grazie per il follow. E niente, adesso aspettiamo che parti la prossima partitina. Andato bene, dai. Sempre una soddisfazione quando questo mazzo gira, perché proprio va liscio, tutto liscio come l'olio, non c'è nulla di che lamentarsi. Non, anzi, diciamo che comunque i suoi matchup negativi ce li ha. Perché effettivamente mazzi come Affinity, o sì, cioè più che altro Affinity Mononero. Quelli sono i matchup negativi. Siamo contro Chaza. Siamo per primi. La mano mi fa un po' pena perché non abbiamo effettivamente nulla per partire. Però è una mano da mono nero. Per cui potremmo quasi pensare di tenerla. Sì, praticamente Boros Monarch splashato di disputa. Sarei quasi tentato di tenere questa mano solo perché ha un sacco di interazione e 2 terre. Poi non sapendo cosa gioca l'avversario, una mano con solo rimozioni teoricamente ci dà un buon edge se l'avversario gioca appunto un mazzo agro. Poi comunque possiamo ciclare su Fugate in Fumes, non è male. Pianura Traveling Inspector mi preoccupa però. Però se abbiamo su Fugate in Fumes e lui...
E se lui è appunto Boros Bully, abbiamo la risposta già main deck. Bully sembra essere un matchup effettivamente fastidioso, però abbiamo le nausea di side. Che proponi? Perché Reliquia main deck? E Boros. Nausea al posto di Fumes soltanto perché costa un mana in meno e comunque la metti dentro un matchup specifico. Comunque, se gioca Reliquia main deck non dovrebbe essere Boros Bully. E se gioca Reliquia main deck pur essendo Boros Bully, è un cazzo di psicopatico. Toh, beccati sto editto. Non sei neanche capito che l'isola abbiamo pescata adesso. Oh, mi esili la reliquia, bravo. O comunque, Reliquia main deck in Boros non la vedevo tipo dal 2017. E fai sta Icor Wellspring. Fai sto falco di merda. Comunque, come dicevo, Boros è un matchup negativo. E se gira così noi siamo inchiodati. Che dire? Sinceramente non ci vedo troppo freschi. Dobbiamo pure tenerci il suo Pocket in Fumes se lui può, se lui fosse ad esempio cosa. Se diciamo Fumes main deck. Anche io vorrei giocare alle isole di edizione Pegaso qua, però non ci sono. Sì, esimami la carta che ho appena tirato. Se adesso ci fa guardiano del patto delle gilde un po' mi arrabbio. Guarda, ti giuro, se avessi Spell Pierce te lo tirerei su quella palla. C'è una Corsica Fisher. Perfetto. Abbiamo il counter per quella cosa, almeno. E hai fatto anche Traven. Ma... Peschiamola una terra. Comunque che buffa sta cosa. Ho tenuto con due terre e ho fatto tre pescate di terra. Sì, meno con la trape. Ciao pedine di Kuldota, avete fatto il vostro dovere. Potevamo aspettare perché magari potrebbe avere un'altra Kuldota, però si è già spaccato la sua... come che si dice? Sì, bravo, esiliami Fumes. Si è già spaccato la cosa. Icor Wellspring avrebbe dovuto avere esattamente un'altra Icor Wellspring più coso, come minchia si chiama, che non mi viene in mente, più Kuldota. Beh, peschiamo un'altra terra stappata. Ah no, in realtà possiamo farlo uguale. Snuff out qui. Snuff out là. Che bello. Questa giocata è veramente brutta, però sinceramente non ci vedo così agili da poter fare diversamente. Fai sto synthesizer, bravo. Questa partita tipo è sembrata quasi impossibile da vincere quando ci ha proposto quella turno 2 reliquia. No, in realtà tipo ho tenuto una mano brutta per il matchup e quindi siamo stati puniti giustamente. I Chainer Sedit mi fanno cagare se lui gioca Kuldota. Dobbiamo mettere tutto sto hit per i suoi token di merda perché probabilmente li terrà. Questa è forte. Potremmo mettere dentro un altro Unexpected Fangs volendo. Agony Warp sembra comunque forte perché lui ci gioca. Lui ci gioca comunque i Kuldota. No, scusate, sì. Vabbè, uno snuff out penso di toglierlo solo perché mi piace di più Agony Warp come rimozione nel matchup. Spell Pierce vogliamo tenere? Penso di sì. Tanto comunque abbiamo siamo messi abbastanza bene con generale con la cosa. Con toglierci le carte morte dalla mano grazie a Brainstorm. Mm-mm.
Vogliamo fare qualche cambio? Perché effettivamente potremmo decidere di giocare soltanto una nausea, un fumes, oppure due nausea. E per fare spazio, ad esempio, al Crawl from the Cellar. Ma considerando che la sua versione non è molto ciabattiana, non dovrebbe avere troppe rimozioni. Ok, questa la teniamo. Partiamo per primi, quindi possiamo fare terra tappata. Sì, facciamo terra tappata. Per fortuna non ha fatto quel Dota a turno 1. Oh, quando mi ha fatto quel Great Furnace a turno 1, ho detto adesso mi spara una cool Dota. Ok, hai 2 mana. 2 mana passo. Ma davvero? Cosa? Avrà tipo solo Pyroblast. Questa la peschiamo. Se arriviamo a 4 mana facciamo che hai scoperto da Spellpierce. Potevo anche fare subito Mental Note, non ci ho pensato. È giunto il momento di pescare questo quarto mana. Dai, Pyroblast su Mental Note. Mi sembra una giocatona. A me sinceramente va bene fare Spellpierce qui perché riempio il cimitero. Lui comunque adesso ha un sacco di mana e io doppio Spellpierce non lo voglio. Ok, abbiamo macinato un Ghast purtroppo, però abbiamo il secondo Ghast in mano. Io voglio fare comunque terra qua perché se peschiamo Deep Analysis la voglio tirare. Vediamo cosa ci propone lui. Che figlio della merda. Potrei fare Snuffout sul mio pezzo. Però se poi mi fa un Seeker o qualche altra minchiata, non ho più modo per ripartire. Vabbè, i due Ghast sono fottuti. Vediamo cosa peschiamo. Solo terre, certo. Quella Pyroblast era brutta forte, sì, perché poteva tranquillamente tirarla su un Tolarian Terror. Però in realtà se ha più di una Pyroblast in mano ci poteva stare. Ok, quello lo uccidiamo con Snuffout. Aveva 8 carte in mano. Ok, non l'avevo visto. Questo Spellpierce su Ichor Wellspring penso che sia sensato. Qua possiamo aspettare prima di fare Snuffout. 6 carte al cimitero. E vai. Beh, ci sta per non andare in disco. Ciao Elia. Siamo 1-0. Vinto contro Martu Chavat. Adesso stiamo perdendo da Boros Kul Dota. Vediamo se ci becchiamo la seconda Pyroblast. Certo, ce la becchiamo. Questo coso muore. E poi si alza il turno. Adesso dobbiamo pescare una Brimstone che pesca Toxcower. Comunque Boros che tipo giocherà, boh, 2 giorni, ce li ha sempre in mano. Ma datti un po' una calmata, avversario, smettila di pescare tutto perfetto. Bella partita. Actual Focus Webcam. Ok, sistemiamo sta webcam. Ma l'obiettivo del video è che quando le cose si fanno scabrose, la webcam perde il fuoco. Bene, ragazzi, abbiamo capito che questo mazzo qua muore male da mazzi come Boros, perché Boros è un mazzo che va a culo in molte situazioni. Ok, 8-0 di solito gioca Affinity. Vediamo se continua a giocare Affinity. Questo è un mulligan chiaro e tondo. Questa mano fa cagare, però non voglio andare a 5. Sì, diciamo che quella synthesizer poteva tranquillamente aspettare prima di farlo. Vabbè, qua mettiamo via foil perché tanto non abbiamo neanche modo di tirarlo. Quattro serpi e quattro rane non si rompono le scatole tra di loro andando a togliere una all'altra. Sì, diciamo che
Ogni tanto Engler da noie, però in realtà è abbastanza gestibile come cosa. Smedelon, grazie per il follow. Quindi direi che in realtà sono telegiochi tranquillamente senza veramente nessun problema. O meglio, ogni tanto hai qualche problema, però sono più i vantaggi nel giocare 4 Engler e 4 cose piuttosto che non farlo. Vabbè, vediamo se ci maciniamo due terre. O se ci becchiamo uno Spellpierce. Consider. Ok, quindi questo è un mirror match. E noi ci siamo macinati una terra. È per questo che Metal Note e Toxcour fanno schifo. Ed è per questo che, non ha senso tenere solo monoterra con questo mazzo. Dai, facciamo sto counter sulla Metal Note. Non ha senso sostituire le Engler, perché Engler presa singolarmente è più forte di Tolarian Terror, perché te la puoi giocare in qualsiasi tipo di shell. Tolarian Terror è forte quando, Dio bastardo, peschi le terre. Questo game è perso per propri motivi. Considering to force play, che sarebbe stato molto divertente. Vabbè, tanto Toxcour dobbiamo tirarlo. Insane Mary, grazie per il follow. Ah, che culo, abbiamo pescato una terra. Lui potrebbe avere tipo grazie per la sub, Walker. Potrebbe avere doppio counterspell, quindi ha senso aspettare per fare questo Tolarian Terror. Facciamo al prossimo turno doppio terror, così siamo sicuri che almeno uno risolva. Lui gioca le Frantic, quindi non è blu-nero, ma è mono-blu. E che dovrebbe essere molto favorevole, dato che il matchup tende ad essere molto a nostro favore. Il primo Tolarian Terror si becca quasi certamente un counterspell. Il secondo, a meno che non ci sia un foil, dovrebbe risolvere. Va bene. E questo dovrebbe passare. O si becca un foil, che va bene, tutto sommato, perché ci siamo fatti un buon trade. Sai, comunque non siamo messi male, secondo me. Perché ok che lui ha le Frantic Inventory, ma chi se ne frega delle Frantic? Allora, turno suo, tira una brainstorm. Vabbè, quello lo uccidiamo con Snuffout. Quello non lo uccidiamo con Snuffout. Una carta da provare al posto di Mental Note. Guarda, costa 2, quindi no. Simpatica perché ti guarda le prime due, però questa qua cos'è che dice? Un qualsiasi numero al cimitero. Ma è proprio il problema è che costa due mana. Non vuoi giocarla costa due, solo perché costa 2. Allora, io presumo che la scelta corretta qua sia fare uno snuff out. Parcelo neutralizzare, attaccare, costringere l'avversario a bloccare e poi fare Agony Warp su uno dei paranti. Aspetta, fare Agony Warp su uno dei paranti è inutile. Allora facciamo Toxcour e ci peschiamo una Engler oppure uno Spellpierce. Sì, infatti non ha senso come giocata. Cioè avrebbe senso solamente se. Ok. C'è il counterspell. Ah. Ok. Vabbè, comunque ci conviene lo stesso fare Toxcour in risposta. Va bene. Meno. Lui non para.
Probabilmente dovevo rimanere in difesa. Comunque, il coin truth ci può dare un po' di noia. Anche pratica, in realtà. Da fare un altro Tolarian Terror. Perché hai macinato me? Comunque, macinarmi due consider mi ha aiutato. Non penso che abbia senso macinare. Ah, avevamo due consider e un Toxcavo in cima. Se lui open di Counterspell è meglio che ci neutralizzi Deep Analysis, secondo me. Perché cos'è? Spell Pierce? Se mi fa Frostspike qua mi arrabbio. L'ho lasciato risolvere. Abbiamo pescato Noise Tunnel, un Counterspell. Io qua passerei, perché voglio, sono troppo basso di vita e voglio pure fare Flashback di Deep Analysis. Ma falla una Frantic Inventory ogni tanto. Bravo! Frantic Inventory è forte quando se ne fanno 3 in 2 turni. Vediamo se ci propone un'altra banana. Ah no, è solo un Delver. Cartaccia. Probabilmente blocco qua. Ice Tunnel, sì, si giocano 8 dual appunto per carte come... Per le carte come cosa? Come foil, ma più che altro perché non vuoi. Vuoi che tutte le tue terre ti diano mana. Mana blu. E quindi non ha troppo senso avere delle terre che ti costringano a tipo palude a non riuscire a fare i pezzi. Ok, in realtà Unexpected Fangs qui sembra buona. Fumes è brutta, la possiamo macinare. La terra è una terra. Peschiamoci una carta. Anche se in realtà avrei potuto tenermi open per fare Agony Warp sul Delver e spompare il Tolarian Terror. Però penso che un'altra pescata di Tolarian Terror non sia male. Lui quasi sicuramente ci farà counter seguito da rimbalzino, quindi è meglio fare un altro Tolarian. La domanda che però più mi preme è: voglio fare Tolarian o Gurmagangler? Probabilmente Tolarian soltanto perché se ho un altro coin truth preferisco che mi rimbalzi un'altra Tolarian piuttosto che qua possiamo menare, penso. Vabbè, il trade se non trada ci va bene, lo mandiamo a basso di vita e poi possiamo bloccare. Anche perché il prossimo turno noi siamo letali, quindi o decidi di non attaccare con Delver, oppure trova modo per risolvere tutti questi Tolarian Terror, immagino. Oh no, si set per Delver! Lui non sa che abbiamo la Statch segreta Unexpected Fangs. Vediamo se ci mena. Ci crede proprio fortissimo. Dai, fai un bel Bind the Monster sul Tolarian Terror. Ci conviene parare. Sì, perché comunque vogliamo fare flashback di Deep Analysis e prendere 5 danni, poi ci manda troppo bassi di vita. Qua voglio farmi neutralizzare Gurmagangler, penso. Abbiamo Snuff Out che non è male, abbiamo pure Agony Warp, abbiamo un sacco di cose fighe da fare adesso. Probabilmente ci neutralizza questo. Ok. Poi noi attacchiamo, lui probabilmente lascia passare. Uccidiamo il Delver. Vediamo se passa più che altro. Proviamo a fare un Unexpected Fangs qui sopra così non moriamo dal suo Delver. Tanto non ce lo può rimbalzare. E se vuol far Counterspell lì ci va bene. Ok. A questo punto se ha Counterspell, ha Counterspell sicuro. Quindi prima vediamo cosa gira con Delver e poi glielo uccidiamo.
O ci proviamo, insomma. Non ha rivelato nulla. Ok, wow, tutte quelle frantiche e zero spell. Poi 3 mana, 4 mana, Deep Analysis. No, cos'è che sta tirando? Snap sul Tolarian Terror. Va bene. Bello questo counterspell. Questo è un foil. Ah no, è lo sfocus probabilmente. Eccolo là. 2, 4, 6, 8. Sicuramente non pago 8, ma ah, no, per risolverlo. Tipo Geist qua in questo spot o comunque questo matchup sarebbe abbastanza forte. Anche se in realtà tipo lui potrebbe tranquillamente decidere di non flashbackare. Che dire? Un Delver, è un Delver. E vediamo cosa ci propone. Perfetto, direi. Buona questa brainstorm. Anche se è un po' troppo presto. Aspettiamo. Sì, infatti è molto diffuso adesso. Vabbè, questo Tolarian Terror lo proviamo a neutralizzare. Ed è andato. Bella la rimozione. Che bello, tipo lui non gioca rimozioni nel mazzo. Noi abbiamo sia counter che rimozioni. Abbiamo snuff out. Pago 4, Dawnblade. Qui si aspetta, direi. Se peschiamo una carta morta la maciniamo con Toxcabbar. Sicuramente. Questo è un cazzo di problema. Sai che dobbiamo provare a fare Brainstorm Toxcabbar, trovare quel counter. Abbiamo trovato il counter. Sì, può andare bene così. Sperando che non abbia Spellpierce, quello sarebbe un bel disastro. Se no, gli abbiamo fatto tipo il counterspell molto molto forte. Sappiamo che c'è una carta morta in cima, quindi facciamo Toxcabbar. E abbiamo pescato un'altra carta morta. Giochiamo attorno a Forspike, ragazzi. 2, 3, 4, 5, 6. Vogliamo fare flashback di Ditto. E quindi giochiamo la settima terra. Vediamo cosa ci propone lui e ce la concede! Pesce magico per the win, direi. Ok, post side come siamo messi? Bene, spero. Cioè abbiamo pure i Geist. Quindi Fumes fa schifo, lo togliamo. Praticamente tutte le rimozioni che abbiamo fanno veramente faville. Agony Warp mi sembra brutta. Sto pensando su Unexpected Fangs, ma probabilmente togliamo anche quella. Possiamo mettere dentro i Geist. Foil mi pare una carta abbastanza brutta perché fa svantaggio. Spellpierce si può tenere. Forse possiamo mettere Bomba Arcana al posto di Fangs. Abbiamo 4 Snuff Out, 4 Editti, 4, 2 Geist. Sì, togliamo quella Unexpected Fangs per mettere dentro una Bomba Arcana Nihilist, dato che gioca le Frantic. Sì, quella brainstorm è proprio andata a bacio. Questo qua invece si riprende le creature dal cimitero, penso che possiamo anche farne a meno per il semplice fatto che alla fine della fiera noi abbiamo... Oddio, non lo so ragazzi. Ci potrebbe anche stare, eh? Perché se la partita va tanto per lunga, questa carta è forte. Che cos'è che togliamo però? Perché il vantaggio carte lo vogliamo.
Bombardare Nihilista non è che faccia così schifo. Dovremmo togliere tipo un Mental Note o uno Spell Pierce. Oppure fare Submite a 61 carte e fregarcene dei Magic. Che tanto si ca capiamo benissimo che Magic è quel gioco dove il culo conta più dell'anima. Adesso lui ci farà da Elver e noi top deckeremo Snuff Out. Beh, metà della previsione si è avverata. Considera l'uomo, lo chiamano Carcola. Penso proprio di sì. Passiamo. Penso che possa essere sensato qua fare Toadscour come prima terra soltanto perché eventualmente possiamo già macinarci. Lui si è macinato un Toadscour e un Tolarion Terror. Tanto se avessimo avuto Spellpeel se l'avremmo tirato su quel Toadscour probabilmente. E vabbè, hai fatto Augure. Augure è una creatura abbastanza forte, perché altro che si parla degli editti. Maciniamoci con Mental Note. Isola e Consider. Si chiama Bomba Arcana. Sa che facciamo terra tappata Bomba Arcana. Tanto se ci fa un Tolarian Terror lo possiamo uccidere con Snuff Out. Quindi siamo messi relativamente bene. Probabilmente la spacchiamo solo dopo che ci fa una Frantic Inventory. Non fa nulla. Noi peschiamo pure la cantrip da tirare per riempire la curva di mana e cercarci il quarto mana per fare Deep Analysis. Vediamo che combina lui. 4 mana. Sì, ma gioco monocopia di Bomba Arcana e l'ho messa soltanto perché lui gioca le Frantic Inventory. Non mi sembra una carta così forte, però meglio niente. Questa la voglio pescare. E possiamo aspettare per fare Angler, tanto comunque qua facciamo Toadscour, così possiamo fare Angler eventualmente. Sincer no, dai, possiamo passare. Come sempre è giusto bilanciare l'uso delle carte nei minimi particolari. Bene, fatto consider. Vediamo cosa si macina. Isola. 1, 2, 3. Possiamo ancora aspettare per spaccare la bomba arcana. Ok. Adesso la possiamo rompere. Non facciamogli fare Frantic Inventory da 2. Altra terra. Vai avversario. Fai il tuo peggio. Volevi fare un'altra Frantic. Un mana. Sì, fai la Brainstorm. Adesso praticamente la partita è abbastanza stallata. Noi abbiamo guadagnato un po' di tempo con Bomba Arcana Nihilista. Ma sì, fai pure questo vantaggio carte con Brainstorm più Toadscour. La cosa brutta del fare counter su Brainstorm è che ci sono molti spot in cui sarebbe sensato e molti altri in cui invece dici non lo voglio fare per il semplice fatto che tanto la partita andrà un po' per le lunghe, quindi penso che mi vada bene farmi neutralizzare Angler. Oddio. Abbiamo due Deep Analysis. Quanto mi fa schifo Forsbreak. Comunque fare terra qua non è sbagliato. Ragazzi, non giocate Forsbreak. Ogni volta che giocate Forsbreak rovinate lo spirito del gioco. Mi fa un po' ridere come detta così. Ti giuro che se è una creatura la neutralizzo con Snuff Out. Se ho Flashback deve andare in discard di uno. Vai, vai, scarta. No, ha scartato Isola. E va bene, ha scartato Isola. 2, 4, 5, 6. Penso che si abbiano le buone chance di pescare qualcosa che faccia qualcosa. Così non è stato.
Terra, direi che la facciamo. A questo punto tiriamo anche Mental Note. Vaccinato Geist e Toscaur, che bene. Non riesco ad essere open di doppio counterspell, quindi facciamo la giocata più del tipo uso tutto il mana, così so che lui si farà uno snap e dico, ah vabbè, hai fatto snap, bravo. E poi siamo carichi di risposte per il prossimo turno. Andare in Discord è il nuovo Dark Ritual. Io lo so già che tipo lui ci spara. Ok. Questa è la risposta di Mono Blu per Guardiano del Patto delle Gilde. Ci sta. Oh no, c'è un Delver. Lo uccideremo con Chainer Sail, probabilmente. E mi hai proprio tappato il pesce. Tre, sei. Sì, facciamo snuff out in ogni caso. Però è meglio farlo prima, perché se vuol farci counterspell. Snap? Sicuro? Oh, fare counterspell. Morto? È morto. Io a questo punto voglio giocare attorno a Forspike. Quindi direi che faccio terra tappata, così il prossimo turno posso fare Deep Analysis più Counterspell, Deep Analysis più Chainer's Edict, e posso fare Counterspell su Tolarian Terror, fare Snuff Out, tante cose insomma. Mi hanno fatto ancora oggi Cool Soap Chains, che cosa divertente. Buono. Beh, che dire, abbiamo pescato le risposte. Vediamo se c'è una risposta su questa deep analysis. Allora, lui non sta mettendo pressione. Noi possiamo fare flashback di deep analysis. Stare open per fare anche spell pierce. In realtà tipo spell pierce a questo punto è morto. Cioè, nel senso non potrà utilizzarlo. Secondo me qua si passa. Facciamo Tolarian Terror coperto da counterspell. Tanto lui non dico che sia stracarico di risposte, però comunque è palese che non abbia creature, quindi non serve troppo mettere pressione. Qua costa 1. E io ti appoggio sto coso. Vediamo se ha un. Ah, potrebbe avere lo sfocus. Non ha lo sfocus. Ah, forse un'altra Curse of Chains. Potrebbe avere sì, un'altra Curse of Chains. Ah, al massimo ci uccidiamo le nostre creature. Vediamo cosa ci propone. Ok, 8 mana. 8 mana, passo. Cos'hai, un rimbalzello? Oh, di meno. 5 a te. Io, cioè, penso che non abbia 7 carte, 6 terre in mano. Avrà tipo Spell, Pierce, Forspike, quelle minchiate là. Ho fatto terra perché altro, perché tanto se posso giocare attorno a Spell Pierce e a Forspike qua mi va bene. Se faccio Brainstorm Toxcabra scarto due Spell Pierce. Figlio mio, se mi fai snap lì sopra a me va bene. Cioè, ok, potrei farti doppio Spell Pierce, ma cosa me ne frega? Cioè, tipo, fai un mostro e te lo uccido, ho tipo 4 rimozioni. Fai più un counterspell. Ecco, effettivamente neutralizzare sta brainstorm qua potrebbe essere sensato. Cioè, se non sta facendo niente, fare counterspell su quella brainstorm potrebbe essere una mossa sensata. Faccio terrore. Passa. Abbiamo 4, 6, 7 mana. Per cui lo sfocus più 5 mana sono, sì, abbastanza mana. Ok. Diciamo che ce lo neutralizza. E poi facciamo flashback di Deep Analysis, perché tanto possiamo scartare uno Spell Pierce. Comunque questo era abbastanza palese che ce l'avesse.
E non ci si può giocare attorno. Non ci si può giocare attorno. Pescheremo probabilmente una terra, quindi ha senso fare di paralysis. Che dire. 4, 8. Ma sì, facciamo Ice Tunnel così possiamo anche fare ancora più spell, stando sopra Power Spike e Spell Pierce. 2 mana. Snap su Tolarian Terror. Un'altra Curse of Chains. Grande Giorgio, grazie per la combo. Cioè, grazie per il follow. Mi sa che mi hai proprio ucciso il terrore di Tolaria. I miei mostri si tappano. Facciamo un bel consider. Che se peschiamo un mostro possiamo tirarlo coperto da Spell Pierce. No, penso che quella Gurmag non andrà al cimitero. Allora, se tappo così posso essere open di 5. Sì, direi che va bene, dai, tanto. Basta non esiliare troppe spell o non esiliare le creature. Io ho come l'impressione che il mio avversario abbia tipo un'altra Curse of Chains. Frantic da 1 lo accetto. E passa, che bello. Mostri mi si tappano. Ma che top deck è essa? Meno col 5-5. Io il mio piano Giorgio Combesco lo sto facendo. Penso che questo vada anche abbastanza bene. Cioè, a parte il fatto che gli posso fare snuff out sopra per usare il mana nel suo turno e togliermi una carta dalla mano. Frantica possiamo neutralizzare, quello sì, volendo. Top. 4 mana rimozione, mi pare accettabilissimo. Ciao Gabri. E Simena per 5. Eh sì, infatti, l'ho pensato anch'io. 3, 7, 8, 9, 10. Oh, ragazzi, se a me piace fare la terra. Ciao, Teomazzola. Quella cosa che fa. Sinceramente, a me fa bene fare counterspell qui sopra. 2 mana, counterspell. Domando se può aver senso fare due spell pierce lì sopra. Probabilmente sì, perché ho 2 spell pierce che altrimenti sono morti e ho solo rimozioni in mano. Se non altro abbiamo fatto utilizzare anche lui uno spell pierce. E per le creature comunque abbiamo un Chainer's Edict dal cimitero, 2 Chainer's Edict in mano. Ha immacinato me e mi ha tolto le carte morte, grazie. E concede. Abbiamo vinto. Come dicevo, il matchup contro Mono Blu con il Tolarian Terror è estremamente favorevole. Ok, che gioca gli Augury, i Delver. Ma in realtà, tipo, non avendo delle vere e proprie rimozioni, sta un po' troppo sotto a noi, probabilmente. Oltre al fatto che praticamente cos'è che cambia? Noi giochiamo la Deep Analysis, lui la gioca. Ah, proprio la presenza delle rimozioni e il fatto di avere Gurmagangler come creatura al posto di. Boh, penso di tutte le altre creature. Anche se in realtà sembra strano, perché effettivamente se ci pensate, ci sono solo le rimozioni di differenza. Quindi Juno dovremmo essere favoriti, va bene, ma post-side è lui che dovrebbe essere messo meglio, perché. Sì, 17 terre sono poche a volte, però considerando il fatto che. È un tipo di mazzo che ha solo manipolazione e tutte le creature entrano a costo 1, praticamente dovrebbe bastare. Cioè tipo sta mano qui, ad esempio, farebbe schifo se non ci fosse reconsider e quindi per quello si può provare a tenere. Ovviamente se ci fosse una terra al posto del secondo me del Mental Note saremmo tutti più contenti. Ma così non è e quindi ce la facciamo andare bene. Adesso vediamo poi cosa gioca Peiko the Gaia, perché di solito gioca sempre tipo il mazzo Tier 1. Ok, forse un mirror o forse giocafate.
La terra ci serviva, quindi la peschiamo. E adesso speriamo che lui non giochi fatine. In questo mazzo sì, bisogna giocare con Seeder, non si può giocare per Rodain. Beh, noi siamo fortunati a pescare le terre. Vediamo. Adesso scopriamo subito se si tratta di fate comunque. Non è fate. Oddio, in realtà Fate ha sempre giocato tipo una monocopia di Suffocating Fumes. Però se ci gioca sia Istiunol che il Contaminated Aquifier, è un mirror match anche questo. E quindi a questo punto noi conviene di più partire con Mental Note, perché se peschiamo Toscaur facciamo anche Toscaur. Macinare Deep Analysis non è male. Poi facciamo Consider, vediamo cosa maciniamo o cosa ci peschiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Potrei macinarlo, così faccio Tolarian Terror coperto da counter. Sì, conviene. Ok, abbiamo pescato una terra. Allora facciamo Angler più Tolarian Terror. Perché teoricamente questo ce lo vuole neutralizzare. E quindi noi gli appoggiamo il Tolarian. Poi esiliamo tutto il cimitero a parte la Deep Analysis che ci permette poi di ripartire. Abbiamo fatto un turno 4 soddisfacente. Adesso lì come rimozioni dovrebbe avere due rimozioni e 4 mana. Fare Snuff Out, pagare 2 e avere Cener Serit ad esempio. Però se parte con una Deep Analysis ci va bene. Allora, sicuramente non riusciamo a fare nulla di rilevante se questo turno facciamo Deep Analysis dal cimitero, a parte pescare Counterspell, quindi direi che facciamo Deep Analysis dalla mano. Poi facciamo terra, così il prossimo turno possiamo fare flashback di deep, doppio flashback di Deep Analysis e poi decidere anche di fare un drop a 2. Tipo un Counterspell oppure un Cener's Edict. Comunque, come dice Giorgio, il mazzo è pieno di pesco 1 senza manipolare, quindi flodda molto. 17 terre sono il giusto numero per floddare troppo e non saltare i primi land drop. Lui si è macinato due Deep Analysis. Propone un Tolarian Terror, un secondo Tolarian Terror, e per non farsi mancare nulla, una Gurmag Angler. Giusto? Però si è cavato via due Deep Analysis. Ragazzi, abbiamo due combat trick. Mo' semena e gli ammazziamo due pezzi. Ok, gli conviene. Beh, sì, conviene parare con Angler e con. Ah, beh, è vero perché possiamo fare snap. Potremmo fare snap out in questo spot. Gli conviene uccidere comunque il Tolarian Terror, quindi fare doppio blocco su Tolarian Terror. Ok, ci è arrivato. Allora, come possiamo fare qua? Probabilmente faremo un Expected Fangs qui sopra. Agony Warp da meno 3, meno 3, quindi questo diventa un 2-2. No, non conviene fare Agony Warp. Però aspetta, perché possiamo fare Agony Warp qua, spompando la combat. Ciao Giorgio. Ah, è vero, a ward. Quindi dovremmo comunque fare Agony Warp solo qua sopra. Probabilmente ci conviene partire con Toxcower. No. Sì, Agony Warp costa 4 se bersaglio una biscia. Per cui probabilmente riesco a salvarmi soltanto una Gurmag Angler. E se voglio salvarmi Gurmag Angler mi conviene fare Unexpected Fangs. Per cui mi conviene partire con Toscaur. Se pesco Snuff Out gli uccido una serpe. Ok.
Se no, abbiamo ucciso un pezzo, abbiamo un 6-6 che non va male. Tra l'altro abbiamo 6 carte al cimitero, per cui potremmo pensare di fare la seconda Angler. Però il problema è che io voglio avere una Deep Analysis al cimitero, quindi preferisco passare. Che può sembrare suonare un po' strano, però penso che sia corretto. Va bene, pesca 2. Questo non lo può uccidere con Snuff Out, quindi siamo pure coperti da Spell Pierce. No, non si fa mai Gurmagangler, secondo me non puoi permetterti di perdere una Deep Analysis con questa mano. Cioè, abbiamo letteralmente una carta in mano più una Deep Analysis. Se facciamo Angler ci togliamo via due carte. Questo è accettabile. Cioè, se top decchiamo. Ok. Va bene. Peschiamo due. Allora. Ok, non so se ha senso fare Agony Warp qua, perché comunque può essere utile più tardi. Quindi di certo meno. Tanto Fangs main deck ne giochiamo una sola, quindi non possiamo andare a letale questo turno in nessun caso, li deve bloccare, quindi abbiamo fatto, diciamo, una carta gratis. A questo punto probabilmente ci conviene lo stesso tirare Brainstorm perché abbiamo ottime chance di pescare un Toxcower. Abbiamo pescato. Ci maciniamo due terre tappate. Qua gli uccidiamo il suo pezzo e facciamo una Gurmagangler. Dovremmo essere messi abbastanza bene adesso, che abbiamo due pezzi in campo. Abbiamo un foil di backup, probabilmente ci scartiamo la Spell Pierce. Agony Warp, comunque fin tanto che non c'è nulla di strano da parte sua può fare un po' da rimozione. Cioè ci impedisce, ci salva, anzi più che da rimozione ci fa da protezione. Vediamo adesso quanti pezzi ci appoggia però. Diciamo che la cosa interessante di questo mirror match è che è abbastanza facile rimontare le situazioni in cui si sta sotto, grazie a carte come Deep Analysis, al fatto che tutti quanti i pezzi siano, no, cioè costino 0, costino 1. Quindi praticamente è un mirror di Affinity, però più bilanciato. Perché almeno nel mirror di, cioè perché nel mirror di Affinity ci sono tipo infinite di pesco 2, qua c'è un sacco di manipolazione, però la quantità di carte in mano è più bassa. Ok, se non ha un'altra Gurmagangler siamo ancora in vantaggio perché possiamo fare Agony Warp. Qua ci conviene fare un Tolerian Terror, cioè scusate, ci conviene fare foil. No, non ci conviene secondo me perché prossimo turno abbiamo 5, 6, 7, quindi sono 4, 6. A meno che non faccia doppio blocco su un pezzo. No, siamo in vantaggio noi. E non penso che possa permettersi di fare doppio blocco. Ok. Questo spompa e basta. Penso di ammazzargli la Gurmagangler comunque, perché questa qua sta sotto Snuff Out e questa no. Ah, non serve, è vero.
Non so perché tipo ogni volta penso che Agony Warp faccia qualcosa in queste situazioni. No, li uccidiamo. Ah no, ho già sistemato il danno così. Vabbè, dai, pazienza. Però comunque siamo ancora messi abbastanza bene così perché abbiamo. Lui ha sto coso per parare. Ma noi possiamo fare foil più Agony Warp. Sì, ho capito che Agony Warp non fa nulla. Però mi confondo sempre perché parto dall'idea che praticamente vada. Come si dice? A bloccare. Con uno solo. Si prende il snuff out in mano, che non serve a nulla. Vediamo se attacca. Non attacca. Qua ci conviene uccidere gli auguri di Bolas. Così praticamente lui è costretto a ciambloccare col Tolarian Terror. Mi piace fare foil sul suo Counterspell. Se fa cast down su Angler abbiamo Spell Pierce e poi abbiamo Foil scartando due Hextuned. Pretty easy. Ok, Counterspell che bersaglia Foil. E noi facciamo Spell Pierce sul Counterspell, direi. Abbiamo fatto un bel trade. Beh, soprattutto se top deckiamo un altro Counterspell. Questa Gurmagangler comunque ha già omaggiato due pezzi, grazie all'Unexpected Fangs. Quindi Unexpected Fangs in questi, curiosamente in questo Mirror Match è relativamente forte. A parte il fatto che comunque se la partita la stiamo ancora mandando avanti è per lo più grazie al fatto che lui si è dovuto mangiare due Deep Analysis in early game. Anzi, si è mangiato tutte le Deep Analysis in early game. Vediamo che propone. Ah, ok, questa non è Angler. Tre carte in mano. Penso che non sia sbagliato pushare qua la situazione e cercare di vincere il prossimo, anche perché abbiamo solo due carte in mano. Bene. Poi comunque le risposte per Engler sono soltanto i due General's Edict. Ok, post sai come siamo messi? Mettiamo sicuramente dentro la Recursion del cimitero. Agony Warp mi sembra brutto. I General's Edict non mi dispiacciono. Poi abbiamo anche una Molo Bomber Arcanic Lista che può entrare. Probabilmente Unexpected Fangs non lo vogliamo. Fumes sicuramente è brutto. Suffocating on the play, dici? Sai che problema è che costa 3 mana, mi sembra un po' troppo. È difficile poi trovarsi in molte situazioni, soprattutto post-side, in cui praticamente cercheremo di. Come si dice? Di vincere sulla combat, con i combat trick, quindi tipo Agony Warp, Unexpected Fangs e così via. Sì, Geist bloccano solo volanti, però possono fare da counter sui Chainer's Edict. Per cui penso che non sia troppo forte Stormbound Geist in questo matchup. Poi sicuramente ne togliamo uno. A questo punto sapete cosa vi dico? Mono Geist al posto del secondo foil, perché foil non mi piace minimamente in questo matchup. Alla fine della fiera Geist serve Heimerdinger. Ok, questo è un keep. La cosa più problematica che mi aspetto da lui però è tipo che probabilmente avrà la side di Ciccio Gire con 4 Bomber Arcane Nihilist. Direi che partire con Isola qua non è sbagliato perché così facciamo consider e comunque siamo open di Spellpierce. Probabilmente anche lui si tiene open di Spellpierce, però tirarlo su consider è sbagliato. Aciniamo. Carina questa bomba arcana di Cristo. Vai. Ok, se adesso fa una Gurmagangler è problematico. Però. Aspetta, c'è una Deep Analysis. Non mi ero accorto della Deep Analysis. Avrei dovuto spaccare subito la bomba arcana. Bravo. Allora, Mental Note manda al massimo 3 carte spell al cimitero. Quindi avremo 4 spell. Più 2 mana, quindi non riusciremo a fare Notarian Terror qui, quindi penso di fare Terra Passo. Perché anche se facciamo Mental Note, appunto, non abbiamo modo di giocare Notarian Terror. Terra Passo anche lui. Altra Mental Note.
Faccio due mental note. Sì, diciamo che potrei rischiarmela, però il fatto. Sì, devo rischiarmela qua, probabilmente. Una mental note ce la possiamo sparare. Ah, ci siamo macinati un Tolarian Terror e una Deep Analysis, molto male. Lui adesso spacca la bomba arcana, ci mangia via una Deep Analysis che è molto grave come cosa. E vabbè, dai, facciamo un altro mental note, vediamo cosa giriamo. Però lui ha 8 carte in mano, quindi potrebbe tirarci Counterspell su Mental Note. Sarebbe molto divertente. Io però penso che sia corretto fare Spell Pierce qua perché così rimango con lo stesso. Cioè sto tirando via una carta che non è una carta per pescare una carta fondamentalmente. Abbiamo pescato un altro Consider. Ghest al cimitero? Penso di no. Due, tre, quattro, cinque. Ci manca un mana. Abbiamo pescato Generous Edict, quindi penso che si possa anche provare a fare Geist e passare. Se fa il serpentone o Angler, comunque abbiamo. Ok, uno, due, tre, quattro. Penso di spaccare la bomba arcana qui solo per guadagnare un turno. Non è esattamente il modo in cui si utilizza bomba arcana in questo matchup, però sinceramente non avrei utilizzato il mana in nessun'altra maniera e quella era praticamente lo spot ideale. Così adesso praticamente lui deve tirare un altro paio di Toscaur o di Mental Note per ripartire, però ce li ha. Si macina due isole. E comunque sta utilizzando il mana nel suo turno, per cui se fa tipo serpentoni o Angler, noi abbiamo le risposte. 3, ha 4 spell al cimitero, per cui se ci fa qualcosa ci fa Angler. Se ci fa Angler facciamo Cinar's Edict più Tolarian Terror e siamo messi bene. Merda. Forse la spacca subito. Ah, pure lo snuff out. E niente, la spacca. Vabbè. Aveva la seconda bomba arcana in nichilista e ci ha inculato il Geist. Qua è corretto fare Mental Note subito e pescare una merda. Però abbiamo un sacco di rimozioni. No, la cosa brutta è che ci siamo già mangiati una Deep Analysis e lui se ne è già pescata. Cioè, se ne è già macinata una pescandoci. Questo è un Tolarian Terror. Probabilmente vogliamo utilizzare il Tolarian, il Counterspell per. No, penso che sia corretto fare Counterspell qua, soltanto perché abbiamo la mano carica di rimozioni e almeno gli facciamo sforzare la risposta qui, così si tappa, eventualmente tira un altro mostro e gli facciamo doppia rimozione. Siamo YOLO! Bella questa Deep Analysis. Allora, contiamo un po'. Tre istanti al cimitero. Ne mandiamo due con due snuff out. Abbiamo 5 istanti al cimitero con due Cinar's Edict. Però dobbiamo prendere gli snuff out soltanto perché questi cosi stanno a cosa. Se faccio Deep Analysis è più problematica la situazione. Mettiamoci un po' di danni. Questa costa 2 e siamo un po' inculati. Vai avversario, fai le tue Gurmagangler. A questo punto, quanti Tolarian Terror ha visto lui però? Ne ha visti 2. Ok, questa era prevedibile che l'avrebbe fatta prima o poi, però abbiamo due Cinar's Edict. Doppia Angler, si tappa out. Che lusso. Se peschiamo terra siamo stappati, siamo fortunati. Se no ci accontentiamo. Morto.
Questi sono stati un paio di turni ben programmati, spero. Cioè, da parte mia, dico. Anche perché non, col fatto che sto parlando e streamando non sto neanche pensando troppo a cosa fare, quindi semplicemente parto dal presupposto che fossero le giocate più corrette da fare se, giocando velocemente. Sicuramente si sarebbe potuto fare anche una partita diversa, eh. Comunque lei ha già visto due counter spell, se non sbaglio. Angler. Questo è un problema. Ok. Possiamo ancora pescare un Parante o un Chainer's Edict. Allora, questa è una brainstorm, però non ho nulla di brutto in mano, quindi dobbiamo mandarla al cimitero. Ecco, adesso abbiamo una carta brutta in mano. Vai, avversario. Se ha Counterspell per Chainer's Edict o qualcosa anche di peggiore, tipo Bomba Arcana Nichilista, siamo praticamente morti. Però siamo stati un po' inculati in mid game da non aver pescato le terre. Ok, cimena. Poi può fare ancora un pezzo grosso. L'ha fatto. Siamo messi un po' di merda. Speriamo che non faccia un altro counterspell poi. Dai, non fare foil. Bene. Non fare foil, non fare un'altra creatura, non pescare counter, spell o spell pierce e ne possiamo parlare. Vabbè, macinati. Macina Chainer's Edict e Deep Analysis. Non penso che avesse senso macinarsi la Deep Analysis. Mamma mia, che culo, si è macinata la bomba arcana. Ok, spero che non abbia pescato il counterspell. Però se ha fatto Toskawar sono abbastanza. Si tap out. Bravo, bimbo. Flashbeccato. Il matchup si vince sculando. No, comunque il problema è che non posso neanche fare più flashback di Deep Analysis, ho solo uno snap out da lanciare a mana. Io a questo punto penso di fare un'altra terra e vedere cosa fa. A parte il fatto che dovrei aver perso a prescindere perché lui ha 7 carte in mano. Tolarian Terror. O è la quarta Angler? Caspita. Siamo morti? Non siamo morti. Possiamo esiliarci pure. Possiamo pure esiliarci la Deep Analysis, tanto non abbiamo più modo di guadagnare vite o di tirarla dal cimitero. Se c'ho Counterspell o rimozione siamo morti comunque. Aspetta, a Chainer's Edict al cimitero. Allora siamo morti, sì. Come Mental Note, sì. Easy. Allora, siamo stati un po' inculati dalle sue bombe arcane nichiliste. Comunque, in ogni caso, penso che sia giusta la sedata. Come era prevedibile, più che altro, Stormbound Ghast non è molto affidabile perché gioca un sacco di bombe arcane nichiliste. E potremmo addirittura pensare di tenere i foil soltanto per neutralizzare le creature, ma mi sembra un'esagerazione. Quindi proviamo così e basta. Tanto, sinceramente, non ho troppa voglia di pensarci troppo. Minchia che schifo. La tengo uguale però perché abbiamo Bomba Arcana Nichilista e Mental Note che sembrano forti. Toglieresti uno Snuff Out? Io penso proprio di no perché se ho
rimozioni sono forti contro 8 creature. Bella Brainstorm più Mental Note. È che se in realtà con questa Brainstorm vorrei aspettare. Guardate, se mi fa Spell Pierce qui sopra non dico che sono contento, ma lo accetto. E allora ce l'hai. Allora ce l'hai. Vediamo cosa possiamo macinarci. Potevo aspettare, però voglio provare a sforzargliela. Wow. Sa che è corretto fare la sta Mental Note. Magari peschiamo terre stappate e facciamo Angler. Quindi, più probabilmente vorrà spaccarla subito per evitare che io stappi e faccia Angler. No. Una terra tappata di troppo. E vabbè. Però comunque non posso, non potevo permettermi di macinare una Angler. Sa che adesso ci arriva Counterspell su Angler. O ci arriva Counterspell su Angler oppure spacca Bombard Kai Nihilista per impedirci di fare Angler. Questo sicuro. Ah. Che ci faccia Counterspell? O Editto? Ok, quindi non ha nulla di... Cioè ce l'ha la risposta probabilmente, o la sta cercando. E vabbè dai, facciamo terra e passiamo che vogliamo farla quella di Panalysis, la peschiamo. Ci macina un Auguri di Bolas, un Tolarian Terror. Una carta l'ha pescata con Consider, quindi o è una risposta oppure è una risposta. Bene. Tolarian Terror o Gurmagangler? Ovviamente Gurmagangler. Proviamo così, dai. Beh, che dire, l'abbiamo pescata la risposta. Morto. Potevo pescarlo il Toxcower, forse. Vabbè, dai. Adesso vediamo cosa propone lui. Vabbè, hai fatto augure. Prossimo turno possiamo fare Gurmagangler, penso. Però c'è un Chainer's Edict di nuovo. Tra l'altro si è esiliato Chainer's Edict per fare Angler. Qua probabilmente riusciamo a fare Angler coperta da Counterspell. Abbiamo macinato un po' di Angler. Tanto comunque penso che il cimitero ce lo voglia esiliare. Se fa Counterspell qua lo accettiamo e passiamo. Tanto c'è un Chainer's Edict in mano, quindi non ha senso fare Counterspell su quel suo Counterspell. Però ha 4 carte in mano, quindi siamo messi relativamente bene. Counterspell ne ha usati uno, però ha usato uno Spell Pierce. Qua si passa, secondo me. Non sono troppo fan dell'idea di fare Snuffout qui sopra. Quindi penso di poter aspettare per un po'. Ok, quella la scartiamo via con Brainstorm. Anche se in realtà potremmo fare Deep Analysis più Flashback di Deep Analysis in un turno, anche quella è una possibilità. Beh, che dire. Abbiamo le terre per fare Deep Analysis più Flashback di Deep Analysis. Ok, ma comunque penso che lui prima o poi dovrà spaccarla con la bomba arcana Nihilista. Ok. Ciao, Matte.
E comunque le terre è probabile che le si peschi uguale. 6 carte al cimitero, quindi possiamo fare Angler. Ci teniamo open di 3, tipo. Questa la giochiamo appunto per poter fare. Per poter fare Counterspell più Toscour. Ok. Quindi probabilmente faremo Counterspell sul suo Chunar's Edict. Lo strano è che non abbia spaccato la bomba arcana di Kilista, si vede che si sente sicuro con questo Chainer Sedict oppure Chainer Sedict coperto. Toh, Counterspell qua. Ah, vedi, c'aveva lo Spell Burst. Vabbè. Morto. Ci meno per uno. Ah sì, proviamo a fare sto Tolarian Terror. Ho macinato. Sa che adesso ce la spacca sta bomba arcana. Però comunque possiamo fare Deep Analysis in un turno. Eccola là. E va bene allora. Possiamo volendo fare Snuff Out più Tolarian Terror questo turno. Oppure Mental Note più Tolarian Terror. Tanto pesco. Torniamo a 7. Vai, avversario. 2, 4, 5. Deve avere tipo un sacco di counterspell in mano o di rimozioni. Cos'è questo? Un Tolarian Terror? Ho un'altra Angler. Va bene. Vacciniamo. Che sfiga, abbiamo vaccinato un altro terror. Un terronista. Ok, qua faremo uno Snuff Out hardcastato su Aguile di Bolas per non morire dalla sua race. E nel frattempo, il prossimo turno proviamo a appoggiargli un paio di Tolarian Terror per non morire a caso praticamente. Tanto questo Snuff Out dovrebbe passare. A meno che non abbia paura di Chainer's Edict. Però Chainer's Edict. Quanti ne abbiamo visti? Zero? No, ne abbiamo visto uno solo. Siamo a 7. Ancora. Counterspell qua non mi sembra sbagliato perché ho due Tolarian Terror in mano. Sei forte tu che riesci a fare sempre spell, PS. Vabbè, qua ci esilia il cimitero perché c'è una Deep Analysis. E possiamo fare un Tolarian Terror coperto da Spell Pierce. Ok, questo costa 0. Vediamo se peschiamo una risposta per questo pesce. Questo va al cimitero, sì. Non benissimo. Costa 5. Se ci fa Snuff Out in hand gli possiamo fare Spell Pierce. Doppio Spell Pierce sarebbe forte. Pagalo. Basta bomba arcane, le hai pescate tutte e tre di fila. Sei noioso. Questo costa 5. Se faccio Deep Analysis costa 4, ho 6, 7, 8, 9 mana. Ho più chance di pescare tipo un Chainer Sedict che no, dato che ne ho pescati solo 3. Abbiamo pescato, dai. Muore con la Gurumaga Angler, spero. O se fai Counterspell faccio Spell Pierce. Se fai boh, Dispel che neutralizza Sorcery o Counterspell. Ok. Ma in realtà mi va bene che tu faccia un parcheggio nichilista qua, perché tanto, anche se non faccio terrore, mi rimane il Chainer Sedict al cimitero. Lui ha visto due Angler.
Quanti Tolarian? No, questa di Panalysis te la devo neutralizzare. Se fa flashback gli facciamo pure. Ma cos'è il terzo spell, Pierce? Va bene. Ha visto tutti e quattro i counter a uno ed è riuscito sempre a tirarli. No, sinceramente non ci ho giocato attorno perché non mi aspettavo nemmeno fosse possibile che giocasse tutti quanti. La Brainstorm mi fa schifo non avendo carte in mano dopo per poterlo tirare. Faccio sto coso. Lui farà il suo flashback di Deep Analysis e poi siamo morti. Sì, forse dobbiamo tenere quella Unexpected Fangs. Quel monocopia di Unexpected Fangs. E fa Instant Fout. Che problema c'è? Tra l'altro abbiamo. Lui ci ha pure esiliato il mono Crawl from the Cellar. Pure il mono Ghast. Mi domando se mi sono rimaste win condition. 1, 2, 3, 4 Angler sono andate via. 1, 2. Praticamente ho un solo Tolarian Terror come win condition, quindi dovrei essere morto. E ho 12 carte nel mazzo. Counterspell ne ho tirati 3 su 4, quindi sì, sono morto. Eh sì, bravo. Macino a me. Sì, bravo, macinami. Ho 7 carte nel mazzo, lui ne ha 23. Sì, abbiamo infinite rimozioni, però non abbiamo modo di rimontare la partita perché lui ha fatto troppe bombarche nichiliste. Potevo anche giocarla questa terra, tanto non tirerò mai più una Brainstorm. Vai, Brainstorm. Praticamente devo aspettare di pescare sia Counterspell che Tolarian Terror. Quello è morto. Sei mana per fare una rimozione mi sembra veramente fair, bilanciato e onesto. Ma non me lo sarei mai aspettato un counterspell da parte tua. Se anche il terzo mostro siamo morti. Oh, abbiamo pescato il counterspell. Vabbè, dai. Flashback di Ditto. Ha pescato. Ah, il quarto counterspell. Hai tenuto foil? Cosa hai fatto? Ah, fintava qualcosa? Ma lui ce n'è ancora di out invece? No! 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 Ma no! Ah, non ho. Ah, ma era l'ultima carta del mazzo il Tolarian Terror. Non sarei riuscito a vincere uguale perché era l'ultima carta del mazzo. Che brutte ste partite. Ah, che palle. Ecco perché non mi piacciono le carte come Metal Note, perché ti macinano troppo. E va bene, dai. Almeno se non altro è stata una partita abbastanza divertente. Anche se non so, ragazzi. Nihil Spellbound continua a sembrarmi una carta un po' bruttina, però. Boh. Lui semplicemente ha visto meglio, ha giocato meglio. Direi che la proviamo a tenere soltanto perché abbiamo un sacco di manipolazione. E abbiamo il terrone di Tolaria. Possiamo anche fare turno 1 snuff out, eh? Magari siamo contro Ponza e veniamo sponzati.
Ancora Boros? Se ancora boss mi incazzo. Mi incazzo veramente. Non troviamo terra e andiamo in discard. Ma l'abbiamo trovata. È strano. Beh, sto foil non lo tireremo mai, penso. Prossimo turno probabilmente facciamo sto Tolarian Terror e si, principalmente si prova a piegare. Un mana rosso. Kuldota. Cristo. Maria, che fortuna, ci siamo risparmiati quel giorno di turnover. Dai, dai, ti aggiorni. Probabilmente dovrei pescarlo quel foil. Ma no, non ho neanche isole. Sta cosa quanto è che costa? Costa 3. Vabbè, dai, cerchiamoci una terra stappata. Dai, che la peschiamo. Ale, non la si pesca. Ok, mettiamo in cima due carte che non tireremo mai, tipo Deep Analysis, un'altra Toscawar. No, perché abbiamo la Brainstorm. Cenar Salit. Bene, andiamo in discard. Lo scartiamo Consider. Scartiamo Snuff Out, tanto non... Cioè, cosa faccio? Pago 4... Pago 4 mana per uccidere un token? No. Abbiamo 6 carte al cimitero, forse devo fare addirittura doppio pezzo e fregarmene. Così tirirelli? Che fastidioso. Che fastidioso. 3, 6, 9. Sto per incazzare come una belva. Guarda, ti faccio due pezzi. Ecco, questo è il motivo per cui mi piaceva l'idea di giocare con 18 terre anziché 17. Oltre al fatto che sto perdendo da Boros Metalcraft che mi fa turno 2 Kuldota, turno 4 rally. Bravo, hai fatto. Cos'hai? Solo botti in mano? Che odio per i giocatori di Boros. È veramente. Allora, per carità, cioè, lui sta vincendo, non c'è nulla da dirci. Però è sempre una rottura di cazzo quando si perde così perché hanno rally più Kuldota. Bravo, mi hai fatto è più triplo botto. Cosa sei, Burn? Questo ha splashato di bianco Borne con i Kuldota. Allora, via con i Warp. Oh, sì, caviamo via un po' di rimozioni a caso. I Geist sembrano forti. Mi sa che voglio un altro Unexpected Thanks. Forse un Nausea. Spellpiece sembra forte. Foil mi sembra un po' troppo disagio. Forse vogliamo giocare meno una Hydroblast. Ma mi sa che invece di giocare Nausea, giochiamo un paio di Hydroblast, che potrebbero essere più rilevanti. Giochiamo Monos of Phuket in più. Tanto Kuldota non dovrebbero giocare ne 4, e comunque avere troppe risposte per Kuldota mi sembra brutto. Mi sembra brutto anche mollicare questa mano. Gli Snuff Out li tengo perché sono pigro e non ho voglia di sideare. Ah, ma più che altro gli snuff out sono praticamente la rimozione che abbiamo migliore per uccidere Squire. Sì, Squire. Ale, turno 1 reliquia, bravo. Rimozione migliore che... Oh, vabbè, in realtà forse è meglio giocare Agony Warp. Se devo uccidere Koskei Fisher o Seeker,
sembrano tutto sommato necessari. Vabbè, qua cos'è la Bounceland dopo, giusto? Hai tenuto monoterra. Bounceland, sempre. Qua dobbiamo mandare almeno una carta al cimitero per non morire da lui che fa botto su Geist. Non penso di potermene fare qualcosa di quel counterspell adesso. Vabbè, addio consider. Guarda, io ti appoggio sto schifo in campo. Poi mi aspetto che tu mi faccia, che so, botto più spacco reliquia, così almeno gli rimuoviamo subito quella reliquia e possiamo cominciare a giocare. Comunque questo è il terzo Boros di merda che ci troviamo in Lega. Paro! Sarebbe divertente fargli uno scherzo a sti giocatori di Boros per finta di parare la Traben con Geist. Che magari non leggono neanche le carte e ci cascano. Cos'hai, Journey to Nowhere? E fai Core Skyfisher, bravo. Bello, Fumes. Allora, io penso che a questo punto qui, se non abbiamo risposte per Relic, in qualche maniera dobbiamo spingere qua. Questo non è esattamente il modo migliore per spingere. Tra l'altro, volevo macinare la terra tappata, invece ho macinato quella stappata. Erroraccio. Penso che sia abbastanza. Ciao, Gira. Comunque questa lega penso che sia tipo un 1-4. No, abbiamo vinto contro Outzero. Non mi ricordo cosa giocasse. Cosa fai, Rally? Ah, ecco. Dai, tira un paio di cooldot. Così posso tirarti sto su Fating Fumes e mandarti sulla luna. Che proponi, avversario? Comunque mi sa che bisogna tenere gli Agony Warp al posto al posto di Cener, sì, di Cener, al posto degli Snuff Out, perché comunque spompano anche di forza. E non è male se abbiamo Geist. Ma più che altro non voglio perdere vite. Cioè, sto mettendo pure gli Unexpected Fangs per non morire a caso. Allora, un mana bianco. Spacca reliquia. Quindi non ho neanche rimozione per Geist. Peppe89, grazie per il follow. E vabbè, quindi che ci propone? Due mana? I Corp Wellspring. E ci hai fatto i Corp Wellspring. Bene, avversario. Io questo Fiume lo ciclo. Bello giocare a queste terre. Oh, Simena. Ah, sì, è vero, il mono blu con il Tolarian Terror. Perché abbiamo vinto da un tizio con Boros che giocava la lista di Chavatta e quindi giustamente è morto. Perso da due Boros normali e vinto da perso dal Mirror e vinto dal Mirror scarso. Scarso nel senso che non gioca il colore forte. Hai fatto Traben. Non so se devo parare con questo Geist per evitare di morire da Core Skyfisher. Sì, però falla una Traben ogni tanto. Devo parare con la Skyfisher. Beh sì, dato che non ha più reliquie in campo, sì. Oh, forse riusciamo a fare qualcosa. Ok. Questo quanto costa? Costa 3. Sì, non ha senso. Cioè, anche se facciamo snuff out, non è che ci guadagniamo tanto. Passiamo. Cos'hai?
Ok, stai spaccando un tesoro. Questa doppia galvanica qua è una noia mortale. Però poi comunque possiamo fare angle. Bravo, hai fatto col dote. Che odio per quella carta. Però almeno non ci può fare galvanica. Hai doppia cooldota dopo che ho ciclato su Pocket Fumes. Ah no, è solo un inutile journey turnover. Io mi sa che uccido quella Skyfish. No, non ha senso, tanto poi pariamo col Ghast. Bene, un 3-3. Ancora. Hai fatto pure quella core. Abbiamo 5 carte da poter esiliare. Abbiamo 6 mana. Dai, ti riprendi sta trave. Non penso che tu voglia riprenderti in mano altro. Cosa fai? Ti riprendi in mano il Clue Token per cercare. Ah, probabilmente vuole chiuderci di Rally in un matchup in cui Rally fa cagare. E infatti si riprende Ansendain. Counterspell non è male qua. 3, 6 mana. Per cui possiamo fare Angler pagando 2. E siamo coperti di Fangs, Counterspell e Snuffout. Buono. Ragazzi miei, direi che la partita sta svolgendo al termine. Il motivo è semplice: l'avversario ha un fottuto Rally Defiance in mano. Cioè, no, non si sarebbe ripreso la terra al posto di una Traveling Spectre. Comunque, da veramente, cioè, veramente noioso il fatto che la gente, tipo, quando vede un mazzo, che sia pre-side o post-side, cerchi sempre di giocare nella stessa maniera iperlineare, nonostante in determinati matchup non debba giocare lo stesso. Cioè, se giochi cooldota e giochi rally, non è che devi fare cooldota e rally in tutti i cazzo di matchup. Questo deve passare. Cosa sta facendo? Galvanica lì sopra. Penso proprio di no, amico mio. Hai Pyroblast? Ok, una palletta. Io penso di farò un Expected Fangs su uno dei miei pezzi, nella mia hand. Poi nel suo turno ci attacco, guadagno 6 vite e ho sto Snuffout per non far morire dai suoi blocchi fondamentalmente, oppure per uccidere Seeker. Anche se in realtà Fangs farlo su Ghast bersagliato da Bolt non sarebbe sbagliato, eh. Mena, mena, mena! Mena c'è con tutto! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Così guadagniamo un po' di vita in più. La domanda è, vogliamo bersagliare Angler o il Tolarian Terror? Penso al Terror soltanto perché preferiamo che sopravviva lui fondamentalmente. Oh, che bello. Ma ho guadagnato le vite o no? Vabbè, vacciniamoci. Oh, che bello, abbiamo pescato Brainstorm e Toxcavern nell'ordine inverso. 2-18, 9 più 5, quanti danni sono?
14, lo manderemo a 4, per cui non vale la pena. Allora meniamo solo con la serpe, che almeno ci portiamo a casa 6 vite. Prossimo turno siamo letali. Allora, o non ha niente in mano, o tipo non ha avuto la pazienza di... Hai pure munizioni. Che bravo ragazzo. Io nel dubbio ti uccido sto coso allora. 4 mana rimozione. Forte. Così non può pingarmi con l'attrezzo dovunque. La cosa però che più mi preoccupa è il fatto che così non posso più guadagnare vite di lifelink perché può sacrificare il pezzo che para. Questo è molto problematico. Non abbiamo neanche modo di dare la visibilità al pezzo. Un altro brainstorm. Ah, io comunque due Hydroblast le ho messe dentro. Però non ci avevo pensato al fatto che lui potesse mettermi munizioni, perché munizioni mi sembra una carta veramente brutta in questo matchup. Ok, Dio, in realtà lo puoi usare per uccidermi il pezzo. Boh, penso che qua sia corretto menare. Potevo attaccare anche con l'arresto, forse. Però per come sta giocando lui, probabilmente giocherà male e mi pingherà in faccia. Lo sapevo. Cioè lo sapevo, ci ho pensato più tardi, però comunque era una cosa molto probabile. Comunque siamo brainstorm bloccati, come ogni brainstorm che comanda. Alla Pyroblast. No. Non alla Pyroblast. Non ha tirato fuori neanche una di Piro, dici. Avrà tenute tutte di side. Oh, arriva l'experimental synthesizer. Quello è un parante extra. Quello è un danno extra di munizioni. E quella è un'altra cazzo di munizioni. La cosa divertente è che non è che ne abbia tenute due. Cioè non è che ne abbia tenuta una. L'ha tenute tutte e due. Ah, sei dato sto tipo a parte le reliche. Mi sa di no. No, ma comunque probabilmente ha senso tenere le munizioni perché si può pingare un danno su Angler e ucciderla con una galvanica. Vabbè. Comunque io non so cosa ci sia in cima, a parte una terra, però comunque questa brainstorm la tiro magari... Ah sì, dai, abbiamo pescato meglio di niente. Mo' scemeniamo con tutto perché tanto non penso che la partita si possa vincere in altra maniera. Abbiamo 8 più 5, 13. Siamo short di mana per fare tutte e due le Angler. Partendo dal presupposto che... No, aspetta, forse la reliquia addirittura ce l'aveva di main. Che uno l'abbiamo trovato con reliquia di main. Qua mi pinga due danni, poi mi mena per tre, poi sono uno, due, tre. Oh, bravo, mi hai fingato. Oh no, mi hai pingato di nuovo. Probabilmente non dovevo menare col Ghast. Uno, due, allora... Dovrei pagare 4, rimanere con 4, no. Per 1. Sì, no, forse a turno 2. Dai, doppia galvanica in hand, così chiudiamo dopo la partita. Eccolo che tira doppia galvanica, eccolo che tira doppia galvanica. No, mi spara Unicorn Wellspring. Oh no. Allora qua probabilmente sparerà anche la Traben, poi meno per 2. No, ti sei mangiato un mana. Cosa fai? Cosa fai con sta Traben?
Tobdecchiamo giorni. Attenzione. Bolt per uccidere il Geist. O per spararlo in faccia. Avversario gioca in maniera buffa. Avversario pesca tutto. Ah, mi ha ucciso il Geist per davvero. Quindi non... Cioè, praticamente com'è che vuole vincere? Ma probabilmente ha deciso di bottare un po' in faccia, di bottare un po' me... Deve ancora decidersi. Ah, però mi mena col volante. Detto, non si sa mai. Ma si è accorto che a me basta passare con una creatura per vincere al parante? Ah no, è morto. Bene, bene così. Allora, a questo punto sappiamo che gioca le munizioni, quindi non ha senso avere tutti questi spell pierce. Devo giocare tipo... Facciamo così. Vabbè, comunque abbiamo visto che gli Agony Warp sono forti. Spell Pierce almeno uno devo giocarlo, forse. Ciao Giorgio. Proviamo così, dai. Cosa c'è sabato al Pauper Gate? Sì, Pauper Gate, nel Radio Atog. Sì, dovrei esserci. Se inizia lui possiamo anche provare a tenere questa mano. Non è delle migliori, però abbiamo un... vabbè, abbiamo un Consider per cercare la terra, ma più che altro abbiamo Tuscaur, più doppio payoff e un Geist. Quindi teoricamente la mano va bene, poi siamo fragili dalla qualunque forse. Comunque, veramente l'avversario ha giocato male, si è giocato male il turno poi alla fine. Se non avesse attaccato non saremmo stati letali, però forse non so quanto avrebbe risolto. Qua non ho ancora yieldato bene. Cosa ci arriverà? Una reliquia del Progenitus, un Seeker... Cosa? Bisogna tirar fuori le lame. Tiriamo una coltellata all'avversario sulle costole. La terra la voglio. Quanto mi fa incazzare vedere la gente fare queste giocate. Voglio la terza terra e che sia stappata. Andiamo a Engler al cimitero. Purtroppo non è stappata. Dobbiamo puntare... Cioè, più che altro voglio farlo sto Geist. Beh, se non altro abbiamo due Unexpected Fangs da tirare sul pezzo, dovesse capitare. Cosa mi fai, doppia Skyfisher? Gesù. Mi tocca perdere davvero così? Tre carte al cimitero. Sì, penso che sia corretto accelerare con un Toxcower qua. Ok. Praticamente rallentiamo sia Tolarian Terror che Boomerang Angler, però così cominciamo a menare, a meno che non abbia giorni. Prossimo turno possiamo fare Geist. Non morire a caso. Dai, su via. È proprio brutto quello che stai facendo. Beh, questo forse è ancora peggio. A me va bene però, perché tanto sto Geist qua che dovrò fare. Giorni non ce l'ha. Sperando che non abbia il terzo bot per uccidermi il Geist. Pescato una terra.
sa che ce l'ha il botto, però io non ho counter, quindi pariamo. Ci becchiamo il terzo botto sopra. Cosa stai? Ok, quello è un seeker. È un falco di merda. Questo sta giocando praticamente le white weenie. Che terrore. Cioè, questa cosa veramente mi sta ammazzando. Vabbè, faremo una Engler o un panano di Tolaria. Quanto costa la Tolarian Terror? Costa 2, quindi ci conviene piuttosto uccidergli subito la Kolsky Fisher. Ricorda una mossa disperata di Chavatta che con Boros provò a sorprendere un familiare tenendo la Monon Sendana a due uccelli. La cosa positiva è che lui si è già buttato due botti per uccidermi la Engler, quindi vediamo che ci propone. Al terzo botto per uccidere Geist, il Journeytomber da tirare su Tolarian Terror, non lo so. Comunque al prossimo turno possiamo fare un'altra banana e un'altra rana. Purtroppo abbiamo pescato due di Panasis. La verità riecheggiante. Un mana? Dai, tira sto cooldota. Munizioni. Ok. Quindi, attacca con tutto. No, attaccherà solo con i volanti. Non attacca con niente. Qua doveva attaccare con i volanti. Una bella Hydroblast per punire quella munizione. Geist. Geist va al cimitero. Ragazzi, io penso di pescare terra più Hydroblast. Quasi. Mettiamo un bel muro di paranti. Qua ha senso attaccare perché tanto mettiamo il secondo piscione. Tanto lui penso che non pari. Mi sa che vuole veramente chiudere la partita di botte in faccia con munizioni. Comunque sto game è proprio brutto. Lui sta giocando in una maniera che non penso che avrebbe avuto troppo senso. Sarebbe stato punito se io avessi tenuto tante rimozioni, però non aveva senso tenerle perché appunto lui gioca cool Dota. Vabbè, comunque sono le partite belle di Magic Online. Sì, vero, turno 6 late mi è scliccato. Volevo bloccare e ho miscliccato. Vabbè, dai, siamo morti se ci fa terra stappata o se ci fa botto. Dai, vediamo come siamo morti. È comunque divertente che tipo, se andate anche a guardare i post su Reddit o altri postacci come quello, la gente scrive che non sa cosa deve rimbalzare con Kolsky Fisher. Cioè tipo dicono cosa devo fare? Devo rimbalzarmi le terre? Devo rimbalzarmi i token delle Traben? Perché tipo lo vedono e pensano, ah questo è Boros agro. Ma a prescindere che sia agro, che sia midrange, che sia control, cioè è palese che tu la maggior parte delle volte ti voglia rimbalzare che so, le carte che fanno vantaggio. Non, cioè, tipo, è la stessa gente che poi. Siamo morti? Tipo, no, non ancora. Sì, in realtà sì. Cioè, devo pescare esattamente Unexpected Thanks e sperare che lui non pari. Oppure, no, l'unica è pescare Unexpected Thanks, penso. Anche perché se attacco con tutto lui gli basta parare un pezzo, lo mando a 15. No, in realtà sì, devo pescare Unexpected Fangs. Se peschiamo Unexpected Fangs, siamo vivi. Ok, mi ha mandato a 3. O Unexpected Fangs o Hydroblast. No, se peschiamo, anche se pescando Hydroblast lui ci può sparare la terra in faccia, quindi.
E siamo morti. Che merda la vita. Avevo 5 carte da poter pescare. Pescate. Ma tipo mi basterebbe forse anche una rimozione un turno prima. Vabbè. Che cazzo stai facendo? A parte il fatto che gli basta stappare per vincere. Oh no, sono a 2. Comunque è una partita terribile. Poi bisogna dire che io anche quel misclick sono stato punito da quel misclick. Dai, avversario, uccidimi con sta munizione. Dai! Muoviti! Sacrifico un pezzo. Bravo, hai vinto. Hai giocato col culo, però ti è andata di lusso. Comunque, come vedete, sto mazzo qui è forte, però non è che sia il power, non è che abbia il power level del mazzo che giocava Gash, giocava Daze e Foil. Cioè, davvero se si sta male non c'è troppa storia. Non si può rimontare facilmente perché non si hanno quei counter perfetti, la mana base è tutto sommato peggiore e bisogna sprecare un sacco di slot per queste cartacce qua. Thoughtscour e Mental Note fanno cagare, però si è costretti a giocarli perché semplicemente non funziona il mazzo senza. Comunque è forte il mazzo, è divertente da giocare e si perde dagli spenti con Boros, che è la cosa più old style per il Pauper, cioè in Pauper. Sapete che se state giocando tipo che so un mazzo che muore da turno 3 cannonata prenderete dallo spentino con fatine. Se state giocando che so questo mazzaccio qua sapete che prenderete da Boros che vi farà tipo turno 1 Kul Dota, turno 2 Glintuk, turno 3 Traveling Inspector, turno 4 Skyfisher. Cioè, ho perso sto game qui. Dove io ho miscliccato. Lui ha pescato una delle munizioni. Io in metà mazzo penso di aver visto 0 Hydroblast. Forse ne ho macinata una. No, ne ho macinata una. Dovevo però probabilmente seidare dentro tutte le Hydroblast. Quindi. Dovevo. Il problema è che tipo quando giocate contro gente che gioca male, dovete anche seidare in maniera sbagliata. O comunque giocare in maniera sbagliata. Partendo dal presupposto che l'avversario cercherà di giocare in una certa maniera. No, ma ci sono pure comunque le unexpected thanks per neutralizzare Burn. E poi sì, ovviamente stai giocando un mazzo che vuole giocare, che so, tipo Hordes of Pestilence, dico la versione seria, non la versione pagliacciosa con il Pristine Talisman, e si perde da Burn nonostante giochiate tipo 4 Lone Missionary. Va bene ragazzi, io dico che a questo punto stacchiamo e ce ne andiamo tutti quanti a quel paese. Non ne ho più la minima voglia di giocare, ma più che altro è ora di staccare e andarsene a fanculo. Quindi addio. Vabbè, giocare 4 Unexpected Thanks di main è un po' da pazzo. Ragazzi, vi auguro una buona serata e ci vediamo alla prossima.